Ciao a tutti e bentrovati ai 101 secondi Viola. Buon inizio di settimana, anche se l'inizio di settimana non è buono. La Fiorentina contro la Juventus ha steccato, forse per la prima volta, anzi sicuramente per la prima volta contro grandi squadre, la vittoria contro l'Inter, le sconfitte immeritate contro Napoli e Roma. Contro la Juventus a Torino la Fiorentina invece ha dato la sensazione di una squadra incompiuta, di una squadra che a tratti ha tenuto molto più il pallone, che a tratti ha giocato anche meglio della Juventus, ma che ha concluso pochissimo in porta, forse soltanto una volta sola. E quando la Juventus l'ha messa sulla grinta, sulla personalità, sulla cattiveria agonistica e sulla voglia di vincere, ha avuto nettamente la meglio. Un passo indietro pesante per quanto riguarda l'obiettivo scudetto, naturalmente, non per quanto riguarda tutto il resto, anche se la Juventus si avvicina, anche se mantenere il terzo posto sarà una cosa sempre più difficile e complicata. La Fiorentina però ha dimostrato di essere una squadra compatta, di non andare nel pallone e di aver bisogno a gennaio di rinforzi, due o tre acquisti importanti, perché ieri la Fiorentina è apparsa anche un po' stanca, anche un po' sulle gambe, forse più mentalmente che fisicamente, ma sicuramente gli uomini impiegati da Sosa in queste ultime settimane hanno risentito dei tanti impegni e anche di quella freschezza mentale che alle volte fa la differenza in una grande squadra. La Juventus ieri la freschezza mentale ce l'ha avuta, la Fiorentina assolutamente no. E allora è una prima bocciatura per quanto riguarda le grandissime ambizioni, non per tutto il resto. A domani con i 101 secondi Viola, un saluto da Marco Dell'Olio.